La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Ciao amici di Twitch, che bello avervi anche stasera qui. Stasera qui siete in 8000 nonostante non sia l'ora. Domani a scuola glielo sprega, prof a scuola. Ti metteranno la nota quando chiuderai gli occhi. E tu gli dici, prof, ma si vada a fare leggere i tarocchi. È un classico avere dei professori che non capiscono niente, che sono sempre fuori, che ti dicono: cosa guardi la sera? Voi dite loro: io guardo Grimbaud, io guardo il circo. Io guardo Grimbaud e il suo circo, perché sto bene quando sto con loro. Io guardo Grimbaud e guardo il circo. Io sto bene con Grimbaud e con tutto il suo circo. Io sto bene. Sì, sto bene. Lo sto, e lo farò, lo farò, lo farò, diceva Jolly, lo farò. E te lo dico, te lo dico, te lo dico, diceva Sim, te lo dico. Cristiano Ronaldo italiano, Cristiano Ronaldo italiano, diceva Gaia. Mi sentite, mi sentite, mi sentite, diceva Dan, ma in realtà era Jolly. Poi è arrivato Jumbo, che ha detto: mangia la cacca le ragazze. E poi è arrivato il Valerione, che ha fatto dire per la prima volta a Simone, con un gatto: questo è il verso che ha fatto Simone. Ed è partito un trend, è partito un gran memone su questo canale, pieno di meme. Su questo canale pieno anche di seme a tratti. Vai, vai un po' te, sii un po' poetico. Segui, segui il flusso, così. Ehi, seguo il flusso un po' io. E no, non voglio, perché sono molto felice di fare queste live. Voglio pregare come Bergoglio. Entro in queste barre perché sai che il suo stile poi resta. E sai che non ho mai messo la cresta in testa, perché questa vita non sono un punk a bestia. Quello è Diego Nasca. Vado di palo in frasca. E saluto un po' tutti quanti perché vi voglio bene nonostante siete un po' strani. Ma attenzione, quando fate i vostri spam del cazzo. E Simone, ci siamo dimenticati, ma no, non è vero, di colui che ha fatto tutto questo, che ha creato il Frero, colui che ha fatto tutto quanto, colui che ci ha fatto ridere, ci ha fatto anche rapare a tratti. È un santo. Lui è un ragazzo che viene da Roma, è un ragazzo che non si ignora, no, non si ignora. E sai, io gli voglio bene tanto, oppure un pochino. Stiamo parlando di David Rubino. Oh, oh, oh. David Rubino. David. David Rubino. David Rubino. Oh, oh. David Rubino. Oh, oh, oh. David Rubino. David Rubino. Suoi bistecconi se li fa molto spesso, sai. Andiamo a mettere in nota anche qualche nome di qualche ragazza che è passata. Dai, provaci tu, continua a suonare, provaci tu. Ci provo io. Oh, 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 oh.
saluto Shanti nella chat, che probabilmente guarda. Saluto anche Natalia, saluto pure la tipa di Dennis e tutte le tipe di tutti i miei manager che guardano. Ciao, ciao, e saluto lei. E saluto lei. Saluto lei. Ehi, voglio sfatare un po' un mito che è scaduto prima del Reddit. Io non mi faccio tutte quelle di Brother Show Love. Magari. Magari sì, magari no. Chi lo sa, io lo so, no, e no, sorrido, no. Spero lo fa almeno con il preservativo. Io lo farò, sì, io lo farò. Lo farò proprio, perché il sesso protetto è importante. Sesso protetto è come la poesia di Dante, perché ti fa godere comunque, anche se forse è meglio senza. Ma che ne dici? Chiamiamo Fiorenza? No, è perché senza faceva rima con Fiorenza, solo per quello. Oh yeah! Ehi, oh. Cosa? Cazzo di bulli di merda, vaffanculo la mia professoressa, si chiamava Malerba. E quando si usa lei, no. Non la voglio insultare, le voglio bene. Cosa? Ai vicini, no, è sonorizzato. Gitta. Domani mattina. Vabbè, ma non, è abbastanza insonorizzato. Se chiaro, se metti i bassi, figa, dell'888, sì, sì, 808, ci credo.